Dallo stadio comunale dei Salaci di Cammarata, buon pomeriggio a tutti da Francesco Scrudato. Oggi vi racconto l'incontro di calcio valevolo per la 15ª giornata del campionato di eccellenza Girone A tra Cammarata e Parmonval. La squadra di casa del tecnico Renato Maggio vuole chiudere in bellezza il 2011 rimanendo ancorata alle prime posizioni della classifica, mentre la Parmonval di Pietro Tarantino, che gioca un bel calcio, vuole raccogliere punti preziosi ai fini della salvezza. Bonito lancia lungo in direzione di Sanzan, attenzione, Fragapane lascia sfilare un pallone, Sanzan ci arriva, pericolo, poi Rapisi di testa, tiro, attenzione, Maiocco è stato pescato direttamente in posizione irregolare, attacca ancora la Parmonval, palla per Prestigiacomo, tiro, la parata di Ilardi, di Piazza, prolunga per Scillufo, attenzione, Cariotto entra in area, Cariotto, palo, rete, Cariotto, quando siamo arrivati al 30° minuto, sblocca la partita, 1-0 per il Cammarat. Allarga per Tarantino, mette la palla a terra, Tarantino, si fa spazio, Tarantino, ancora, tenta il tiro, Tarantino, sul fondo, pericolo per il Cammarat. Canzoneri prolunga per Scillufo e l'arbitro dice che può bastare per questi 45 minuti. Per Tamayo che lancia lungo in direzione di Sanzan, viene anticipato da Fragapane, poi ancora Rappa, tiro di Rappa, Ilardi. Subito i primi istanti del secondo tempo, calcio di... attenzione, Sanzan si immola, Scrudato, ancora Prestigiacomo, Bonito, su... Icca che si immola ancora, attacca la Parmonval, libera Canzoneri. Parte il traversone, direzione di Cariotto, prolunga di testa, Scillufo in area, si gira Scillufo. Poi ancora Icca, Icca in area, Icca, attenzione Icca, Versace. Canzoneri prolunga per Cariotto, sembra essere in vantaggio Cariotto, Cariotto fuori, Vassallo lancia lungo in direzione di Sanzan, entra in aria Sanzan, attenzione Sanzan, Ilardi, Cariotto, bell'aggancio da parte di Cariotto, supera in velocità Scarpace, entra in aria Cariotto, viene fermato poi da Bonito, lancio lungo in direzione di Maiocco, Andrea Scrudato anticipa tutti, poi Tarantino, Ilardi in direzione di Sanzan, entra in aria Sanzan e viene fermato poi da Ingui, ancora Sanzan in aria, Scrudato, chiude bene. E l'arbitro dice che è finita, il Cammarat batte la Parmonval 1-0, ricordiamo al 30° minuto del primo tempo con un diagonale davvero imprendibile da parte di Cariotto. La mister Vittoria Caparbia che mette il Cammarat ancora agguantato alle prime posizioni della classifica. Ma questo mi fa piacere che siamo lì sopra e principalmente per i 3 punti oggi. Ma oggi grazie alla Parmonval ho visto il peggior Cammarat degli ultimi anni, però è anche vero che quando ci sono queste brutte prestazioni e riesce a portare a casa la vittoria vuol dire che i ragazzi hanno tanta voglia di fare bene. Quindi i risultati danno ragione a lei, al gioco espresso, ma soprattutto alla posizione in classifica, quindi dove può arrivare potenzialmente in verità questo Cammarat? Ma guarda, ad oggi si è chiuso il girone di andata e siamo a ridosso del Ribera, è quasi alla pari di Alcamo e Agragas, sono due squadre che hanno speso, per quello che si dice, qualcosina in più di noi. Noi abbiamo una squadra di giovani, siamo lì, non possiamo essere che soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Il giorno di ritorno è chiaro che è un altro campionato in funzione di squadre che si sono organizzate meglio, però guarda, io di domenica in domenica i migliori acquisti sono i vari Fragapane, Rapisi, ragazzini del 93, del 94 che gioco con la difesa 3, e ad oggi siamo la seconda migliore difesa dell'eccellenza, questo vuol dire che questi ragazzi giocano alla grande. Mister, una buona partita qui al Comunale dei Salaci, però contro un buon Cammarat. Sì, io ho detto che alla mia squadra, che secondo me è una delle squadre più forti che c'è il Cammarat, rispetto agli altri anni, quest'anno il mister Renato Maggio ha dei cambi validi, che può sostituire dei giocatori che ci mancano. E io ho detto alla squadra che loro arriveranno fino in fondo facendo benissimo, però oggi non meritavamo
per niente la sconfitta, il pari era giusto, però quando ci sono queste grandi squadre contro si mettono dietro e non ti fanno fare gol. Come vede il proseguo del campionato? Ma quando arrivano le squadre in alto, quelle che ci sono secondo me ci rimangono, anche perché oggi sono stati dei risultati clamorosi, almeno se sono questi, che il Ribera ha battuto l'Argas, il Camarat ha vinto, l'Alcam ha vinto, sicuramente arriveranno tutti questi, però io dico che per la corsa finale l'Alcam sarà favorita su tutti. Ottima prestazione, un gol che mette il sigillo su questa vittoria per il Camarat. Sì, sono contento di aver segnato il gol partita, lo sognavo da tanto tempo e mi serve anche a me per il morale. Ci sei stato vicino anche a fare una doppietta, al raddoppio nel secondo tempo, però purtroppo non è andata. Mi accontento del primo, il secondo se veniva bene, se no... Ecco, secondo te dove potete arrivare potenzialmente? Allora, noi siamo un gruppo forte, all'inizio non pensiamo di andare nel primato delle classifiche, però se ci siamo vuol dire che ce lo meritiamo. Se continuiamo così ci possiamo levare molte soddisfazioni.